Allora, l'ultimo intervento, speriamo che ci aiuti la tecnologia, è di Vincenzo Orioles, che interverrà a distanza. So che ci sono anche alcune slide per il suo intervento. Vincenzo, magari se apri il microfono e parli, Sì. vediamo se ti sentiamo, cominciamo da lì. Sì, buonasera Ok. a tutti. Si Ok, sente? ti sentiamo perfettamente, Vincenzo. Non so se riusciamo Saluto. anche a vederti, probabilmente Grazie. sì, o forse no. Adesso. Ma comunque puoi anche cominciare il tuo intervento, non appena vuoi anche far vedere quello che hai preparato, fammi un cenno e faccio io. Caro Ok? Sandro, concorderemo la tempistica per visualizzare queste sei immagini che nell'arco dei 10 minuti che mi hai accordato porterò all'attenzione del pubblico, di Gio e di tutti gli intervenuti. Ok, scusami Vincenzo se ti interrompo perché non ti ho neanche presentato. Allora, professor Vincenzo Orioles, professore ordinario di linguistica all'Università di Udine, ma è un amico di Joe, un amico in realtà anche di moltissimi italianisti qui a Grazie. Malta. Abbiamo collaborato con lui in varie circostanze. Ovviamente avrei anche voluto chiedere a più colleghi italiani di intervenire. Ho chiesto a Vincenzo di farlo un po' in rappresentanza di tutti coloro che sono qui con noi stasera. A te la parola, Vincenzo. Nella prefazione della seconda edizione della sua Storia linguistica maltese, Gio racconta un po' la sua formazione linguistica. Con la mamma parlava in maltese, il papà gli impartiva i primi rudimenti di italiano, con la nonna alternava francese e maltese, i suoi insegnanti alla scuola, che diciamo noi in italiano, alla scuola elementare, alla scuola primaria naturalmente, le loro lezioni le tenevano in inglese, i sacerdoti interagivano con lui in latino. Quale migliore paradigma del plurilinguismo in questa sua biografia, che ci ricorda anche, lo dice lui stesso, Martinet, la variazione comincia dalla porta accanto. Quindi vedete, questi tratti lo avvicinavano potenzialmente alla complessità delle lingue. E ho avvertito perciò, anche per i miei interessi, un talento comune, una sintonia quindi scientifica e poi progressivamente anche umana. E quindi questa è l'occasione, ecco, di vedere che, ecco, vedo anche ora i colleghi, sono contento, vi saluto tutti collettivamente. Proseguo questo mio racconto chiedendo a Sandro di visualizzare la slide numero uno, in cui dovrebbe apparire la cover del libro a cui ha accennato anche Sandro nella prefazione, anche la sua studentessa, l'aureo volumetto della collana diretta da Manlio Cortellazzo per i tipi della Zanichelli, la linguistica prestrutturale, che fu la prima opportunità di contatto scientifico a distanza ancora con Gio, e siccome dobbiamo dare un taglio informale, era talmente interessante che la mia recensione fu brevissima, con ampiezza inversamente proporzionale all'approfondimento che lui mi proponeva. Su incontri linguistici nell'87 o 88 gli dedicai un intervento, e questo mi avvicinò a Gio. Ma naturalmente il plurilinguismo era il nostro must. E la slide numero 2 ci mostra quello che è lo step di avvicinamento tra il mondo scientifico maltese, l'esperienza di questa straordinaria insularità mediterranea che fornisce tanti stimoli a noi linguisti, e quindi all'epoca del
nel Centro Internazionale del Plurilinguismo stabilimmo con lui rapporti molto stretti che consentirono la pubblicazione di questo volume che è circolato ampiamente tra tutti i nostri colleghi. Si parla di tipologia, si parla di interferenza, si parla di lingua in contatto, quindi una serie proprio di temi che sono familiari e consueti a quanti ci stanno seguendo in questo momento. Come spesso capita, non ci si accontenta della prima edizione, allora indefessamente Joe Slide numero 3 ha lavorato alla sua riedizione che rimodula il libro e giustamente apre lo spazio ai contatti, alle altre lingue, ed è nella prefazione a questo volume che ci racconta la sua biografia scientifica. Questa marcia di avvicinamento di Joe verso l'Italia, questo intreccio di relazioni con i colleghi ha portato questa straordinaria avventura culturale che abbiamo vissuto insieme come un gruppo, un network scientifico. Io sento di parlare come semplicemente ad esponente di tutti i colleghi che sono intervenuti nella raccolta, nella festa. Perché, vedete, se posso permettermi questa osservazione, ci si accosta a un libro, può accostare da due punti di vista. Il libro, una raccolta di studi, può essere uno specchio o una porta. Cos'è uno specchio? Cioè, può essere un'istantanea, il riflesso degli interessi del festeggiato e anche dei suoi colleghi, una fotografia bellissima. Ma credo che questo libro non sia solo uno specchio, anzi, lo ritengo una porta. Mi avvalgo qui ovviamente di un modulo di una straordinaria autrice americana, qui tralascio. Una porta perché ci apre nuovi orizzonti. Ci aiuta a uscire da noi stessi, a capire cos'altro possiamo fare per Joe in futuro e con Joe soprattutto. E questo è il senso di questa raccolta di studi ben curata da Sandro e dai suoi collaboratori. Ma naturalmente sul piano dei rapporti interpersonali, vado verso la conclusione di questo mio intervento che vuole guardare avanti, guardare a ciò che possiamo fare ancora, non a ciò che abbiamo fatto. È un inizio, un incipit del futuro, anche perché quando il nostro Joe viene in Italia, diciamo, non si limita a escludere il caffè. Perché? Slide numero 4. Perché ora si spiega l'intervento della studentessa di prima. Il caffè a Joe non piace, però preferisce evidentemente lo spirito, il vino, che oggi nel clima del food internazionale è un elemento importante. Ecco, spiegato il mistero del caffè, perché c'è una preferenza. La slide successiva, la numero 5, ce lo mostra davanti a una trattoria. Prima o dopo, evidentemente, una iniziativa scientifica. Non c'è dubbio che l'occasione primaria dei suoi contatti internazionali sono le bellissime relazioni che ci ha regalato, ma accanto a queste c'è una scenografia, un contesto che rappresenta per noi sempre un arricchimento culturale e umano. E per concludere questo mio intervento con l'ultima slide, che dovrebbe esserci, c'è un peccato originale che Sandro purtroppo mi ha fatto notare, cioè questa appartenenza sportiva a quella che non è la squadra del cuore di Sandro Caruana. E da qui, da questa sua passione che verso il calcio, visto non semplicemente come un fatto di tifo, di ultra, ma come passione civile, come ricerca culturale, è nato anche il testo del mio intervento in cui affronto il linguaggio calcistico del grande cronista sportivo Brera, che ho dedicato al nostro Joe come ricordo di queste nostre avventure sportive che continueranno. Grazie per l'attenzione.
Spero di essere stato sentito. Sì, perfettamente, grazie Vincenzo. Magari la slide la cambio, meglio questa. Sì, è bene, va Allora, per il bene, sì. noi avremmo concluso, però ti inviterei a, se vuoi, a dire due parole, insomma. Certo, Lasciate. caro Gio, aspettiamo volentieri il suo intervento.